Medaglia di legno si dice in questi casi, ma non sarebbe generoso per Riccardo Orsoni, marciatore classe 2000 di Piade in Arizzona, che anzi dopo una gara durissima chiusa in 1 ora 27 minuti e 23 secondi a 2 minuti e 17 secondi dal vincitore spagnolo Perez, è molto soddisfatto del suo risultato. Io ho dato tutto, e mi senti adesso che mi sono ripreso, ma ho fatto un'ora con la testa su un tavolino, distrutto, cercando di mangiare qualcosa, non riuscivo perché mi veniva, insomma, da rimettere, e comunque ho preso un minuto dal bronzo, quindi, come ti dicevo, il bronzo è meritato e io non ci potevo arrivare oggi. Poche volte mi è capitato di dire esco avendo dato almeno il 95%, e stavolta l'ho dato tutto con il 95%. A Tallinn, in Estonia, il Gran Caldo è un percorso molto selettivo, con un numero innaturale di curve, 5 in ogni giro, quando di solito sono un paio al massimo. Hanno messo a dura prova il fisico del ragazzo di Piade in Arizona lungo la 20 km che assegnava il titolo europeo Under 23. Nessun rimpianto per Orsoni dopo il primato dello spagnolo Perez, l'argento dell'irlandese Kenny e il bronzo del connazionale di Riccardo, Andrea Cosi. Abbiamo fatto tutti, non so se per caso l'hai vista, ma è stata una gara sopravvivenza. Ti dico che i primi due ad oggi sono, essendo anche più grandi, sono più forti di me, punto. L'altro italiano ha fatto una gara incredibile, quindi i tre davanti a me hanno preso, possiamo dire, se fosse scuola, cioè 10, 10 e 10. E io non posso darmi meno di un 9 perché sono arrivato che non riuscivo a fare un passo. Dal classe 2000 di Piade in Arizona, che chiude così la sua stagione, arrivano forti complimenti proprio al bronzo italiano, a conferma di un affiatamento molto alto nel gruppo azzurro. Cioè, come al solito, è stata la prima medaglia dell'atletica, è stata una medaglia meritatissima, guadagnata, quindi proprio sono contento per il mio compagno e insomma siamo sempre ai vertici.